Radio Masters in Bebe presenta Love Corner, conduce Alice. Qualcuno ha detto donna? Partiamo con la quarta puntata di Love Corner, tutta dedicata alle donne. Ma io ho una visione un po' fuori moda della donna, quindi ascoltatemi attentamente. Siamo sempre qui su Radio Masters in Baby. Vi ricordo il numero WhatsApp per comunicare con me: 351-733-1251. Mandate messaggi vocali oppure scrivete una mail a radio.lovecorner@gmail.com. Ve lo dico subito, non ho oggi, non indosso scarpe rosse, nonostante io ami il rosso. Ovviamente non sono contraria a tutte queste manifestazioni contro la violenza verso le donne, però se ne parla veramente un po' troppo, anche meno, anche basta adesso, perché sembra che ci dobbiamo concentrare solo su quello, con tutti i problemi che esistono. Ma poi dico io, ma se proprio dobbiamo veramente fare questi scioperi, fare questi concerti, dare tutta questa attenzione mediatica, allora diamola alla violenza contro i bambini. Cioè, cerchiamo di lavorare su quello, perché allora saranno più importanti i bambini delle donne, che ogni giorno muoiono di fame, di malattia, per le guerre, vengono maltrattati. E poi, perché la violenza contro gli uomini non esiste? Ma ne vogliamo parlare della violenza psicologica che le donne fanno agli uomini ogni santo giorno? Ma guardate che è veramente tanto, eh? Ed è per quello poi che alla fine, diciamo, no, l'uomo arriva, perché siccome che lui non riesce a esprimersi bene come noi donne, purtroppo poi a volte diciamo va più, usa più le maniere forti, ovviamente sbagliatissimo, e ovviamente tutto da arginare, da come dire, è bruttissimo arrivare fino a questo punto. Però non possiamo tutti i giorni violenza contro le donne, perché esiste anche la violenza contro gli uomini. Perché quando per esempio c'è una separazione, tutti i giorni agli uomini gli arrivano i messaggi delle mogli, per i soldi, il bambino deve andare qui, tu non fai mai niente, sta tutto su di me. Per carità, discorsi che poi alla fine, no, sono giusti, hanno sempre, diciamo, un fondo di verità, più o meno, poi dipende anche dalla donna, però oppure quando magari l'uomo non ce la fa a pagare, non so, gli alimenti o quello che la donna vuole, e la donna addirittura non gli fa vedere i figli. Cioè, ma ne vogliamo parlare di che violenza psicologica è quella? Pensate voi donne, se vostro marito, ok, gestisse i vostri figli, voi, non lo so, per qualsiasi motivo non potete dargli dei soldi e lui non ve li fa vedere. Cioè, ma ci dobbiamo mettere anche dall'altra parte, nei loro panni, perché veramente la cosa più brutta del mondo è non poter vedere i propri figli. E poi pensiamo a quando le mogli parlano delle suocere. No, perché quando ti chiama tua madre tu corri subito, no, perché fai quello perché te l'ha detto tua madre. Oppure le sorelle che chiamano i fratelli, perché su di te non posso mai fare affidamento, te l'ho detto mille volte, tu non lo capisci, fai sempre come ti pare, eccetera eccetera eccetera. Potrei continuare per ore. Quindi io sì, sono a favore di tutte le manifestazioni che si fanno contro la violenza, ma in generale, non solo per le donne. La violenza non va fatta contro nessuno, uomo, donna, bambini, animali. E ho anche la soluzione, cari miei, la soluzione per porre fine o comunque diminuire di moltissimo la violenza che si fa verso un'altra persona. Ed è semplice:
ognuno di noi dovrebbe avere uno psicologo di base, proprio come esiste il medico di base. Se ognuno di noi avesse una persona che per qualsiasi problema, quando si lascia, quando c'è, ecco, per esempio, soprattutto quando, insomma, ci si divorzia, ci sono i figli di mezzo, ma anche quando si ha un periodo brutto sul lavoro, si ha una malattia seria, ognuno di noi deve avere un accesso facile, deve avere una persona che la segue, che ci segue, e in questo modo la nostra la nostra salute psicologica, salute mentale sarebbe quasi ottima, almeno nella maggior parte dei casi, e tutti questi episodi sicuramente diminuirebbero. Quindi io la soluzione ve l'ho data, l'ho detta qui su Radio Master Simbebe. Mi raccomando, chi mi ascolta la metta in atto, ma soprattutto cercate di divulgarla. Adesso vi faccio ascoltare un brano che quando facevo piano bar, karaoke nei ristoranti, nei pub, non mancava mai. Non c'era una sera che non mi veniva richiesto questo brano. E sono sicura che tutte voi donne lo conoscete. Sono sicura che adesso tutte voi lo canterete. E ascoltiamolo. Ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già. Potrà arrivare a stare con noi, siamo giornate senza fine, silenzi che familiarità, e lasciano una scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Nuove cose, e ti diremo ancora un altro
Era quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia dal 1987, una canzone che ormai è diventata proprio un simbolo per noi donne. E che dire, a me sembra che dicono tutte tutto queste donne, però va bene. E come dice pure il proverbio, no? Se dici donna, dici danno. Diciamo un po' riferendosi secondo me anche a quello che ha combinato Eva con la mela qualche anno fa. Allora, però adesso parliamo di quello che veramente sono le donne, perché qui parliamo del pilastro delle nostre famiglie. Una casa senza donna, lo sappiamo, non è una vera casa. Anche che questo tanto parlare, questo tanto, è proprio perché la donna ha tante cose a cui pensare, ha tante responsabilità. Da quando è piccola già viene comunque improntata in un discorso futuro di moglie e madre, se vogliamo. Quindi per quello anche che noi donne abbiamo quasi da subito un senso di responsabilità più spiccata, e poi perché il nostro punto di riferimento ovviamente è la mamma, e quindi vediamo quello che fa lei e dobbiamo cercare di imitarla, tra virgolette. Insomma, il gioco più fatto da bambine è stato sempre una volta era mamma e figlio, è una cosa fantastica proprio per far capire, no, quanto nella nostra cultura l'esempio del genitore era importante, è importante ancora oggi. Allora, ovviamente l'amore in generale, si può dire che l'amore è donna, perché siamo noi donne che comunque facciamo la parte più importante in una storia d'amore. È vero che noi aspettiamo che magari veniamo corteggiate, la richiesta per uscire, aspettiamo sempre un input dagli uomini, però una volta, no, che abbiamo preso le redini in mano, poi dopo poi dopo gestiamo tutta la situazione. E magari non è sempre così, ovviamente, nella maggior parte dei casi, però spesso poi sono le donne che, no, perché sabato facciamo questo, domenica facciamo quest'altro, sempre molto propositive e organizzative, e questo è una cosa buona, ovviamente. E le vacanze, il matrimonio, no? E soprattutto poi con l'avanzare degli anni, dei decenni, addirittura adesso c'è anche chi non aspetta più la proposta di matrimonio da parte dell'uomo, ma la fanno anche le donne adesso. E quindi diciamo che poi gli uomini hanno un senso di riconoscimento eterno verso la donna, proprio perché anche loro provengono da una donna, dalla loro madre, e quindi anche solo per questo ci dovrebbe essere proprio un rispetto infinito. La donna poi è quella sempre più dolce, più romantica, che ti parla d'amore, ti fa capire l'amore, ti fa capire con tanti gesti, e poi è l'oggetto del desiderio, è proprio bella da guardare per tutte le sue forme. Quante poesie, quanti racconti sono stati fatti dai più grandi autori, per non parlare poi di quante canzoni sul volto delle donne, sul corpo delle donne. E quanto è bella poi la solidarietà femminile, quando c'è amicizia vera, quando c'è il pranzo di lavoro delle colleghe, e quando invece si esce la sera con la migliore amica e ci si sfoga, quando si prende un caffè con la vicina di casa, si fa, diciamo, noi donne veramente possiamo essere straordinarie in tutto, perché abbiamo veramente la sensibilità che dovrebbe guidarci in ogni cosa. Ed è per questo che a volte mi dispiace quando vedo che molte donne stanno diventando un po' troppo superficiali, ecco. Questo mi dispiace molto. Anche adesso so già
che forse attirerò qualche antipatia, spero di no, cercate sempre di capirmi. Però per esempio quando io vedo donne molto giovani, per non parlare poi di ragazze, che si ritoccano, ecco, che ricorrono alla chirurgia estetica, io lì un po' mi dispiaccio, perché veramente voi dovete pensare che se lo fate per piacere, che un uomo sinceramente non penso proprio che vada a guardare se le vostre labbra sono un po' più gonfie o meno gonfie, cioè proprio l'ultimo dei loro pensieri. Quelle sono tutte fisse problematiche che vi create, che si creano da sole, forse per delle, come dire, delle insicurezze, o forse semplicemente per stare al passo con i tempi. Ma essere donna vuol dire anche saper vivere con i propri difetti, se uno li ha, e con i propri pregi ed esaltarli. Se la natura vi ha fatto così, perché cambiarvi? Cioè la bellezza non è per forza quello che ci vogliono far vedere i social o comunque i VIP, non è quello, la bellezza è tutta un'altra cosa. Se, cioè agli uomini piacciono altre cose, vanno a guardare altre cose che magari voi invece non considerate, o comunque ecco, io penso che non esistono persone belle o persone brutte, esistono persone che ci tengono di più, persone che hanno più gusto, ecco. Quindi siate più fiduciose, e siete state fatte così dalla natura e così dovete piacere. Ci sono tanti accorgimenti che si possono fare, ma adesso, per carità, la chirurgia estetica, no, se no dopo mi arrivano tutti i messaggi, no? È giusta in alcuni casi, veramente, insomma, non so, se uno ha proprio il complesso, una donna, perché è completamente piatta, proprio piattissima, ed ha un complesso forte psicologico per questo motivo, ok. Oppure non so, se ha un naso particolarmente storto, cioè qualcosa che mi crea un complesso, delle orecchie particolarmente aperte, in quel caso io la chirurgia, insomma, la capisco. Ma vedere ragazzine con le labbra gonfiate, oppure che a 35 anni, perché stai pensando che stanno per arrivare le prime rughe, fai la punturina. Le donne sono belle così come sono belle tutte, ed è anche giusto che poi a 50 anni, a 60 anni, se cominciano a vedere dei segni di età, si facciano vedere, perché sennò poi si è ridicole. E adesso voglio darvi un po' di carica con un brano del 1991, Sabrina Salerno, Joe Squillo con Siamo Donne. Thank you.
e adesso ascoltiamo alcuni dei messaggi che mi avete mandato. Vi ricordo il numero 351 733 1251. Ciao, sono Ilaria. Tra poco ovviamente ci sarà una data di grande importanza, che sarà quella delle donne, per ricordare le battaglie e le vittorie conseguite nel corso della storia, ad esempio del diritto di voto e discriminazioni di cui però ancora oggi siamo spesso comunque vittime, tra l'altro la non parità comunque del salario tra maschio e donna. L'unica cosa che non comprendo è che dovrebbe essere una ricorrenza, non semplicemente per uscire e divertirsi, ma piuttosto una data per far capire a tutti che non andrebbe festeggiata soltanto quel giorno, ma tutti ovviamente i giorni dell'anno, per avere pari diritti rispetto comunque tra tutti gli esseri umani. Tu che pensi di questo, Alice? Hai capito, Ilaria, com'è agguerrita? Ma c'è qualche uomo che stamattina ti ha fatto arrabbiare? Allora, cara, che penso? Oggi, mamma mia, che puntata! Io penso che la diversità è una cosa bella, e quindi che l'uomo è diverso dalla donna. E c'è anche una spiegazione genetica proprio a questo, cioè non per niente la donna da sempre è stata occupata con i figli e l'uomo invece, non so, nell'antichità, no, a caccia o a tagliare nei boschi i tronchi, insomma a cose un po' più manuali, perché è proprio la natura che richiede questa diversità. E sinceramente tutto questo oggi darsi da fare per essere tutti uguali o sullo stesso piano, per me è fatica proprio sprecata, perché è proprio nella nostra indole la diversità tra uomo e donna, ed è una cosa bella, positiva. Poi non è detto, magari la sensibilità viene attribuita alle donne, però magari ci sono anche uomini sensibili, oppure la forza viene attribuita agli uomini, però invece ci sono donne fortissime, proprio parlo di forza. Però quelle sono, diciamo, delle cose, delle casualità, però nella norma in genere è sempre stato così. E poi, se proprio vogliamo parlare di parità, no? Ma io voglio dire, mi sfugge un attimo, stavo cercando sul calendario, ma quando è la festa degli uomini? Perché non la trovo. Capite che voglio dire? Sì, c'è la festa delle mamme, c'è la festa dei papà, ok? C'è la festa delle donne. E la festa degli uomini? Ma perché loro non hanno mai fatto niente? Allora, per tutta la vita, quando la donna stava comunque a casa, si occupava della casa, e loro veramente col freddo, con la pioggia, andavano, parlo dei nostri antenati, andavano a fare questi lavori così stancanti, i nostri padri, i nostri nonni, i nostri bisnonni, cioè, voglio dire, alla fine anche loro penso che una festa se la meritano, fanno tante cose e comunque hanno una figura importantissima, perché è vero che le donne non possono, cioè che gli uomini non possono vivere senza le donne, ma pure le donne senza gli uomini non le vedo tanto bene. C'è bisogno di tutte e due, sono importanti tutte e due, come la donna è sempre più premurosa, dicono, no, che comunque quando l'uomo sta male, che ha la febbre, che sta male, sta tutto giù, no? Invece la donna anche con la febbre sta lì che accudisce i figli, cucina, eccetera. Ma comunque sono sempre cose soggettive, non è sempre così, voglio dire, no? E quindi bisogna essere molto più obiettivi. Adesso voglio dedicare una canzone alle donne per le nostre emozioni vintage. Vi porto nel 1980, quando John Lennon ha scritto una canzone veramente magnifica che si intitola proprio Woman. Mixed emotions.
ascoltiamo altri messaggi. Ciao, sono Patrizia, volevo fare gli auguri a te Alice, che sei bravissima, e auguri per questo programma, e voglio fare un augurio a tutte le donne, specialmente alle mie amiche Ida, Patrizia e Sonia. Un bacio a tutti, ciao. Grazie Patrizia, troppo gentile, auguri a te e ovviamente auguri a tutte le donne che ci stanno ascoltando di tutte le età. Anche questa cosa del festeggiare è sempre un po' un motivo, diciamo, di, chiamiamola, discussione, nel senso che anche io stessa ho molte amiche che l'8 marzo festeggiano e molte altre che non festeggiano perché dicono no, bisogna la festa delle donne tutti i giorni, usciamo ma usciamo un'altra sera. E io per quello che mi riguarda, per me festeggiamo ogni giorno quello che vi pare, basta che dove c'è Alice c'è festa, diciamo, figuriamoci se me ne perdo una. Allora, vediamo cos'altro avete mandato. L'amore è quella cosa che non devi pensare al giudizio degli altri. Se una donna ti piace, devi piacere soltanto a te, nemmeno a tua moglie, solo a te. Eh beh sì, in effetti. Grazie Danilo Ergallo Real, come ti firmi per questo tuo intervento. È arrivato il momento di farvi ascoltare un brano un po' forte, si intitola Bella Così, è di Chadia Rodriguez feat. Federica Carta, e è sul tema della violenza sulle donne, del cyberbullismo e sul body shaming. A voi. Piacere, mi chiamo donna, convivo con il difetto e con la vergogna, se giro con i tacchi e la gonna corta, se sono troppo magra, troppo rotonda. Mi hanno chiamato secca e balena, gridato in faccia e sussurrato alla schiena, mi hanno dato della suola, della troia, della scema, senza trucco, senza smalto e crema. Io mi piaccio così, sì. E se mi va di farlo faccio così, sì. In fondo le parole sono parole e un giorno spariranno senza rumore. Con i capelli fuori posto, senza vestiti belli addosso, anche al buio c'è una luce che ti illumina, perché tu sei bella così, perché tu sei bella così. C'è sempre qualcuno che ti aspetta, e dai suoi occhi sei perfetta, ed un giorno capirai quanto eri stupida, perché sei bella così, perché tu sei bella così. Piacere, mi chiamo Shadia, sono sempre stata una tipa strana, sono cresciuta sola in mezzo alla strada, senza fare la ladra nella puttana. Ho fatto una corazza, un'armatura che mi protegge dalla gente e dalla paura. Io non avevo il seno grosso nella statura, il corridoio della scuola era una tortura. Con i capelli fuori posto, senza vestiti belli addosso, anche al buio c'è una luce che ti illumina, perché tu sei bella così, perché tu sei bella così. C'è sempre qualcuno che ti aspetta, e dai suoi occhi sei perfetta, ed un giorno devi soltanto sembrare te stessa, né una regina né una principessa, solo chi non ti ama ti vuole diversa, perché tu sei bella così, bella così, sarà così per sempre dalla prima volta, ti pagheranno caro tanto chi disprezza compra, se a loro non vai bene in fondo non è tua la colpa, perché tu sei bella così, yala! Con i capelli fuori posto, senza vestiti belli addosso, anche al buio c'è una luce che ti bella così, perché tu sei bella così. C'è sempre qualcuno che ti aspetta, e dai suoi occhi sei perfetta, ed un giorno capirai quanto eri stupida, perché sei bella così,
Devo dire che ci sono arrivati molti messaggi sul tema delle donne e qualcuno l'ho dovuto anche censurare perché siete stati molto, come dire, generosi e fantasiosi. Ascoltiamone un altro. Allora, ciao a tutte, sono Roberto e vi parlo dell'8 marzo. L'8 marzo sì, è attribuita a molte cose, perché c'è stata pure un'attribuzione alla strage del 1908 di una fabbrica tessile a New York, che sono morte 129 donne, o sono attribuite a storie ancora più antiche delle streghe, o addirittura nel 1917 le donne hanno protestato per la fine della guerra. E ci stanno molte altre cose che vanno in giro, che sono scritte su libri, ma di preciso non si sa. La cosa più veritiera dicono quelli della fabbrica, ma comunque sia dovrebbe essere un giorno di lutto, però non tutte capiscono il vero significato di questa festa della donna. Però spezziamo una lancia a favore di tutte e due, di chi fa il lutto e di chi esce e se va a divertire. Vediamola come una rinascita per la donna, per tutto quello che è successo, per tutto quello che gli hanno fatto, che è stata sempre oggetto di inferiorità secondo l'uomo. Perciò usciamo, e chi vuole uscire, festeggiamo la rinascita della donna, e vi aspetto tutte nei locali, e contattatemi per spogliarelli, feste. Ciao a tutte, un bacio e un abbraccio, buon festa della donna. Ma io non me lo immaginavo che eravate così informati sull'argomento, veramente rimango stupita. Beh, che dire, prima di iniziare tutti questi festeggiamenti, e come dice Roberto, contattatelo per eventuali spogliarelli, c'è anche chi festeggia in questo modo. E adesso io vi mando i miei più calorosi saluti. Vi ricordo che per ascoltare Radio Masters in Bebe si può anche installare la skill su Alexa, e così che dopo potete semplicemente dire: Alexa, apri la mia musica. Io come sempre vi aspetto ogni sabato alle 18:30. Mi raccomando, mandatemi in settimana i vostri feedback. E adesso voglio lasciarvi con una canzone che vi farà iniziare i festeggiamenti per questa sera. Dal 1979, Donna Summer con Hot Stuff. Ciao da Liz e buona festa a tutte le donne. Ciao!
Radio Masters in Bebe ha presentato Love Corner, condotto da Alice, un'esclusiva Radio Masters in Bebe